Barba lunga, viso vispo e simpatico, Mirko Matteucci non è solo l'inviato che ci ha mostrato il lato più irriverente e meno istituzionale dell'ultimo festival di Sanremo. Ti porterò nei porti dove c'è del buon vino, festa, festa! Romano e romanista, per più di un ventennio è stato uno dei tassisti della capitale, a bordo del suo Missouri 4. Eccolo qua! Tra una corsa e l'altra ha incrociato per caso la televisione, dando inizio al sodalizio che per anni lo ha legato a Diego Bianchi. E allora Mirko, che cosa dobbiamo aspettarci adesso? Adesso te lo vengo a chiedere, Mirko, cosa dobbiamo aspettarci. Intanto un sacco di cose belle con Leo Gassman, con il suo singolo Vai bene così, Strike è già mio. Tu, caro Costanzo, ricordati che sei il più grande e lui deve rigare dritto, eh. Ricordaglielo, visto che dice che sembri più vecchio. Sì, sì, sì. Ma dentro è più giovane di me, eh. Ah, vedi che cerca di recuperare, vedi che cerca di recuperare. Ma voi siete mai saliti sul taxi di Mirko? Su Missouri 4? No, che è mai capitato a Roma? Lo sarei ricordato, no. Ecco, perché diciamo che Mirko, tu non passi proprio inosservato. È vero. Ecco, dopo una manifestazione, proprio qui a Roma, vieni visto da chi? Da Diego Bianchi, che ti dice... No, so io che ho visto Diego Bianchi. Ah, Comunque, buonasera, popolo di Rai 1, volevo dire, grande popolo di Rai 1. Popolo di Rai 1, questa cosa già ci piace. Dai. E quindi sì, a uno sciopero taxi dove non sarei dovuto nemmeno andare, nel senso che me ne volevo andare a casa a dormire. Solo che mi chiama questo amico mio, Roberto Vici, perché mi ha cambiato la vita pure lui, mi ha detto, guarda che qui devi venire a combattere, c'hai due figli come me, quindi vi a combattere, se non siamo più amici. E allora ho detto, vabbè, vado a sto sciopero taxi. E sei andato allo sciopero taxi. Mi faccio due bicchieri di prosecco con i colleghi, perché si usa proprio, già che uno va a un sciopero taxi un po', no? Dici un po' tabatti, così. No, cerchiamo di tenerci un po' su. Così una risata l'altra, due prosecchi e vedo Diego Bianchi in mezzo a un mare di tassisti italiani. Che conduceva Gazebo su Rai 3. Che conduceva, no, che ancora doveva condurre, però già faceva dei pezzi, giusto? Parla con me per, vabbè. E... Con la Dandini, esattamente. E quando lo vedo, che poi era pure difficile perché c'aveva un berretto di lana, una sciarpa, faccio alla mia ragazza, amo, c'è Zoro, perché mi ero portato pure la ragazza, capito, io, vabbè, e al che vado da lui, che non mi vedeva perché stava di spalle, e allora gli faccio dietro, questa la dovrei fare forse se mi alzo. Ma sì, alzati, cioè, guarda, siamo in pochi. Adesso non so se Leo Gassman deve andare via con Costanzo. No, ma rimanete, se divertimo, dopo se andiamo a prendere una cosa. Dai. E niente, praticamente vado dietro alle spalle di Diego Bianchi e gli faccio, a Zoro, ha portato la telecamera che qui c'è da riprendere. Al che lui ci ha avuto paura e ha fatto... Cosa ha fatto? Come di... Questo è un tassista di destra che mi vuole ammazzare de botte. E invece no. E invece per niente, io mo guardo così, ho fatto, io non ho mai fatto male a una mosca proprio. Vabbè, ma tu sei tassinaro? Mi fa sì, atipico, tira fuori la telecamera. E io non volevo nemmeno intervenire, capito? Volevo solo salutare. L'avessi mai fatto, mi ha cambiato la vita, proprio una gioia incredibile. Ti ha cambiato la vita? Cosa dici, Rachele? Ha subito bucato lo schermo, perché Mirko Matteucci buca lo schermo, da lì nasce una grande amicizia, da lì diventa uno dei personaggi di Gazebo. Ti ricordi quando sei arrivato a Gazebo? A voglia, mi sono morto di paura, non riuscivo a capire quello che dovevo dire, eppure lo chiedevo, ma che devo andare a dire? Tutti mi rispondevano, ma io non lo capivo, quindi sono arrivato lì completamente impreparato. Ci abbiamo un video magari, meno male. Niente, ormai è proprio conduttore, ragazzi, sciolto. Chi è lui? Lui è Mirko Matteucci, in arte e al lavoro Missouri 4. Un applauso a Mirko Matteucci. Ti piace l'applauso da lontano? Grazie. Tanto. Lui fa il tassinaro o il tassista. Come va? Molto bene. Lui non è che si è vestito così perché dice stiamo in una trasmissione televisiva, devo fare quello strano. Lui si veste così normalmente, per cui finita la trasmissione può capitare di prendere il taxi e trovarlo così, con la barba è vera, vero? Vera. Cappello pure è vero, gira così normalmente. Andrea da Firenze, buongiorno Andrea. Buongiorno. Lei è venuto qui per il giubileo? No, non sono venuto per il giubileo, sono venuto per una riunione triste di lavoro. Ah, mi dispiace. Senti, ma mi hanno raccontato
raccontato ai tuoi clienti, perché lui è stato tassista per 20 anni. Sì. A parte più. Perché Missouri 4 ti chiamavi? Perché quando ho preso la licenza c'era Missouri 4, che non è che mi piacesse un granché, solo che mi sembrava da scemi in mezzo a un mare dei problemi andati, mi cambi la sigla perché non mi piace, quindi me la sono tenuta e alla fine un po' di gioco l'ha fatta perché farine, Missouri 4, ma che vuol dire? Ma adesso Missouri 4 dov'è? Missouri 4 è parcheggiato, mi sono preso un attimo d'aspettativa e al momento non faccio il tassista. Non fai il tassista, fai l'inviato per RaiPlay. Per RaiPlay, per RaiPlay. Hai cercato di, anche tu, di espugnare il parco dell'Ariston, espugnare con la I, che non ce l'abbiamo messa prima nelle cornici, così, giusto per. Sì. E allora vediamo Mirko Matteucci mentre va Alla conquista dell'Ariston. Alla conquista, mai quanto Leo Gasma che ha vinto. Ma però assolutamente. A te manco ti facevano entrare. Ma a me non me volevano far entrare, guarda, ti giuro, è una cosa incredibile. Comunque grande Leo. Benvenuti alla terza serata del 70° Festival di Sanremo. Buonasera ragazzi, sto in ritardo. Scusate. Buonasera. Cosa? Non si fa, sei scaduto. Come è scaduto? Mica uno yogurt. Veramente? Dicono che è scaduto, ma non può essere scaduto. Scusate. Ieri ho intervistato i ricchi e poveri là dentro. Solo bene per la città. Buonasera signora. Sei inceppato. Senta, una cortesia, io sono Mirko di RaiPlay. Sta guardando il Festival di Sanremo? Mi è scaduto il passi, così mi hanno detto. Se era possibile vedere Sanremo a casa sua. Ce l'ha sto televisore? Non è. Ah, mo non ce l'ha. Prima ce l'ha, poi non ce l'ha. Ci posso vedere, ma non... Scusate, più che inviato, tu mi sembravi un imbucato. È vero, alla fine ero un imbucato proprio. Adesso scusa, con le storie di Mirko, andate sulla piattaforma, su RaiPlay, potete scaricare l'app e poter vedere poi tutte le cose che combini. E sarai sempre un imbucato? Ma spero di no, però non si può mai sapere. Quindi spero di regolarizzarmi con tutti gli altri inviati, ecco. Senti, però... tutti Filazzi o Roma come ragazzi? Siamo tutti della Roma qui. Figurati. E dai, Roma. Senti, mi ha fatto molto ridere quando c'è stato un altro filmato, sempre per RaiPlay, quando si parlava del chi è il vincitore del Festival di Sanremo. Dovremmo averlo e ti vediamo all'azione, perché fai anche molto ridere. Oh, ti ringrazio, Caterina. Mirko. Dai. Lascia perdere chi vince stasera. Ma chi ha vinto il Festival di Sanremo? Boh. Vabbè, chi vince stasera, ma chi è che ha vinto il Festival di Sanremo? Chi può averlo vinto? Tutti noi che stiamo qua. Vabbè, chi vince stasera, ma chi ha vinto il Festival di Sanremo? Il vincitore morale. Suggerimento? Amadeus. Carico. Sono cresciuto con lei. Chi è il vincitore morale di Sanremo? Vibrazioni, vai. Le vibrazioni? Sì. Se mi dice vibrazioni, devo fare così. Vince la 70° edizione del Festival di Sanremo. Lo sapevo, l'avevo previsto. Senti, allora, scusa, Rachele e Rossella. È quasi come vedere un gol in diretta. Sì, esattamente. Sei esploso di gioia. Ma mi avevano detto, guarda, se vince Diodato fa casino, se no... Non è vero, saluto Diodato, bravissimo poi. Veramente simpatico con me, è stato veramente carino, grande Diodato. Vabbè. Senti, ma c'è qualcuno che non ti piace? Sì, ma io quelli che non mi piacciono non li dico, perché io so per la pace interiore, ancora non l'ho detta, quindi parlo solo bene, se devo parlare male di qualcuno, non ci parlo. Quindi. Dai, un applauso a Mirko Matteucci. Le storie di Mirko su RaiPlay.